Il sottosegretario di Stato all'interno, Nicola Molteni, in visita oggi a Trento, ha rivolto la sua attenzione alle tematiche relative alla sicurezza. Ha fatto riferimento alla mala movida, precisando che esiste un diritto a divertirsi, esiste però anche un diritto a poter dormire. Ma anche al pericolo di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, in vista della ripresa e soprattutto nella prospettiva dei molti fondi che arriveranno anche qui dall'Europa nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dove c'è benessere e grandi investimenti pubblici è particolarmente importante tenere alta la soglia dell'attenzione, dice Molteni, e ha ricordato l'importanza della collaborazione dei cittadini. Io credo fortemente nel concetto di sicurezza partecipata e di sicurezza inclusiva, ovvero l'attività da parte delle forze di polizia di controllo, prevenzione e repressione del crimine, l'attenzione da parte delle istituzioni locali e la capacità di attenzione da parte dei cittadini attraverso lo strumento della denuncia. La squadra Stato, Stato centrale, autonomie e territori dà risposte importanti per vincere questa partita di legalità e di sicurezza. Molteni ha ricordato poi l'arrivo di 8 nuovi agenti di polizia che prenderanno servizio entro fine luglio e le 18 unità in forze tra carabinieri e guardia di finanza per il periodo estivo luglio-settembre. Ha fatto poi riferimento al fondo di 65 milioni di euro per la sicurezza urbana istituito dal Ministero dell'Interno, fondo che però, chiarisce il Ministero, non sarà destinato alla città di Trento, bensì alle città metropolitane.